Ragazzi, buongiorno a tutti. Questi sono gli ultimi due signorini che mi mancano da sistemare dalla tromba d'aria. Cedri di 40 anni circa. Guarda qua. Completamente alzate tutte le radici. Hanno fatto un cratere, Hanno fatto un cratere gigantesco. Ha strappato via proprio come se fosse erbacce. Una cosa impressionante. Sono cadute a catena. Quello là in alto si è tutto rotto e mi sa che conviene abbattere anche quello lì. Tutte le altre piante, l'orto, dato la priorità chiaramente a orto, frutteto, eccetera, le piante vicino al passaggio, questi qui li ho lasciati indietro anche per il caldo, perché con il caldo, sai, stare con la motosega a fare questi lavori qui, un po' piano, un po' ad asi. Quindi sono già a buon punto, mi mancano solo le vette. Questi due sono due mega cedri, molto molto grossi, guardate qua, in confronto a me, come sono grossi. E adesso gli diamo un altro colpettino e andiamo avanti. Dopodiché, la prossima volta segheremo anche in pezzi il tronco. Purtroppo ho iniziato a segare i tronchi lì davanti con la motosega grossa, con la lama da 110. Però all'interno delle radici, sulla base, ci sono dei sassi, proprio dentro al legno. Perché si vede che nel terreno c'erano molti sassi, le radici hanno inglobato questi sassi, io tagliandola con la motosega faccio danni chiaramente, quindi adesso la catena l'ho mandata a limare, quindi andiamo avanti a fare un po' di vette. Una volta che abbiamo scoperto le vette, la prossima volta con calma faremo anche i tronchi. Andiamo! Allora, tanto per incominciare, puliamo tutta la zona da tutta quella ramaglia qua, quindi con una roncoletta andiamo a togliere tutti questi sfregagli qua che ci danno solo fastidio. Puliamo il più possibile il tronco. Questo qua ci dà un po' fastidio, questo secco qui. Vabbè, noi facciamo il nostro. Ok, quindi tutto bello pulito. Una volta che abbiamo pulito tutti i rami, la parte grossa, andiamo a tagliarli con la motosega. Ok, quindi adesso ci portiamo i tronchi in un posto comodo dove tagliarli a pezzi. Purtroppo fa un caldo della miseria, però le scarpe antitaglio e i pantaloni antitaglio, quando si taglia con la motosega, ci vogliono sempre. Possiamo farlo a mano e fare molta fatica. Se no io utilizzo questi due accessorietti qui. Tira tronchi della Fiskars e pinza tira tronchi della Fiskars. Con questo ce l'avviciniamo. E poi ce lo possiamo tirare dove ci pare.
Ma lì c'era un ramo che dava fastidio e non riuscivo a tirare perché si incastrava. Adesso l'ho tagliato, non ci dovrebbe più dar fastidio. Bello della roncola è che tutti questi rametti qua li tagliamo tutti velocemente e facilmente. Guarda qua. Diciamo che da qui lo teniamo, qua in giù lo teniamo, qua sopra lo cippiamo, tanto è più lo spreco di tempo che il resto. Qua facciamo fuori tutti i tronchetti e questo qui lo mettiamo sulla catasta per quando arriva il nostro amico cippatore. I pro del tiratronchi o tirarami sono diversi, un'estensione del nostro braccio. Se dobbiamo prendere un tronco a terra, dobbiamo spostarlo senza usare le mani, basta fare così, così non pieghiamo neanche la schiena. E lanciamo i tronchetti. Se avessimo questo tronco, un tronco, sì, chiaramente non riusciamo a girarlo perché è tutto intero, però se fosse un tronco di un paio di metri dobbiamo girarlo, lo prendiamo dall'altra parte, lo tiriamo e ci aiuta a girarlo. Se dobbiamo allungarci un ramo che magari è in una posizione un po' scomoda, siamo comodi senza spostarci troppo. Mentre la pinza tira tronchi, questo è un po' piccolo, ne vale poco la pena, però diciamo che ci consente di prendere bene un ramo, così facciamo fatica ad avere una buona presa. Invece così, sempre senza piegare la schiena, lo unciniamo e lo possiamo tirare con una sola mano, come se avesse una maniglia. Ragazzi, che dire, poi bisogna andare avanti così finché questa pigna non diventa sempre più bassa e queste due pigne non diventano sempre più alte. Tagliare a tronchetti e via, farci aiutare dagli strumenti giusti. Piano piano, evitare chiaramente le giornate molto molto calde, tipo oggi, come sto facendo io, infatti sono fradicio, però vabbè, se la tromba d'aria è venuta col caldo, non è certo colpa nostra, noi in qualche modo sta roba la dobbiamo togliere. Quindi ragazzi, per questo video è tutto, se avete delle domande scrivetemele nei commenti, ci vediamo nel prossimo video, un saluto dal contadino Nick.